Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a rispondere ad altre domande proposte nel concorso STEM 2021. Si tratta della classe di concorso A026, classe di matematica. Con questo video proseguo un filone e ovviamente ho intenzione anche di concluderlo a breve, quando mi sarà possibile. La domanda 32 ci porta nel piano di Gauss, il piano complesso. Ci dice di considerare il triangolo A, che ha come vertici l'origine, viene indicato 1, quindi punto di coordinate 1, 0, e poi vertice z. Z è quel punto che nel piano di Gauss, lo vedete nella figura, può indicare la posizione della punta del vettore che ha coda nell'origine e appunto punta dove si trova il punto z. Abbiamo poi il triangolo B che ha vertici l'origine, lo stesso punto z e un nuovo punto detto W. Anche qui W è punta del vettore che identifica in modo univoco un punto nel piano complesso, con ascissa reale ordinata complessa. Quindi il punto W punta di un vettore che ha coda in O e termina appunto e ha la sua punta in W stesso. Dunque, informazione essenziale, i triangoli A e B sono simili, quindi di per sé simili, hanno i lati in proporzione, hanno gli angoli corrispondenti, congruenti. Qual è l'espressione di W in funzione di z? Guardiamo le quattro alternative. La prima dice nessuna delle risposte indicate, la B che W è 1 più il quadrato di z meno 1, la C che W è pari al quadrato di z, la D che W è uguale a z più i, direi unità immaginaria, per z mezzi, per z fratto 2. Ora, come si può rispondere a una domanda di questo tipo senza andare a complicare troppo la questione? Allora, possiamo pensare ad esempio che il triangolo A è costituito appunto da tre lati. Uno ha un modulo, una lunghezza pari a 1, che è quello sull'asse delle ascisse. Un altro, quello qui di destra, con estremi 1 e z, non sono interessato in particolare al suo modulo. Quello invece ho z. Citavo prima il vettore, il cui modulo è proprio z. State attenti a questo punto. Nel triangolo invece B, consideriamo il lato OW, coda del vettore in O, punta in W. Questo lato ha modulo W. Quindi associamo a z e W moduli di due vettori, lunghezze di due lati, 1 o z, comune ai triangoli AB, 1 o W nel solo triangolo B. I triangoli sono simili, dicevo, e quindi hanno i lati in proporzione. In particolare, vado a considerare una proporzione tra i lati che ho indicato in figura con A1, A2 nel triangolo A e B1, B2 nel triangolo B. Questi sono i lati corrispondenti. Notiamo infatti che nel triangolo A abbiamo un angolo ottuso in 1, quindi O1z per intenderci, nel triangolo B un angolo ottuso in OZW. Quindi la corrispondenza è ad esempio tra i due lati opposti, cioè i due lati corrispondenti sono quelli opposti agli angoli ottusi nei due triangoli, ma non vado a approfondire come valutare i lati corrispondenti in una similitudine. Allora vado a impostare una proporzione. Il lato A1 sta al lato B1 nel triangolo B, come il lato A2 sta al lato B2. Notiamo che A2 e B1 sono lo stesso lato, sono z. Andiamo a esprimere le misure, le lunghezze di questi lati tramite i loro moduli. Quindi A1 è pari a 1, B1 è z, ma anche A2 e B2 è W. Risolviamo la proporzione. Quindi proprietà fondamentale, il prodotto tra i medi uguale al prodotto tra gli estremi. 1 per W uguale a z per z, cioè W uguale a z alla seconda. Ecco, questa relazione è presente tra le alternative proposte ed è la C. Quindi quella corretta è la C.
La domanda 33 invece ci porta a ragionare in termini di un insieme numerabile, direi numerico. Quale affermazione relativa al seguente insieme è vero? È costituito dagli n fratto n al cubo più 1, dove n è un numero intero, quindi sta in z, ma non è negativo, quindi è maggiore o uguale di 0. Questo insieme ha massimo ma non ha minimo, ha minimo ma non ha massimo, ha minimo e massimo, non ha né massimo né minimo. Allora, la prima osservazione, come dicevo anche, direi che è quella di riflettere sul fatto che se n varia in z ma è maggiore o uguale di 0, n sostanzialmente è un numero naturale, 0 compreso. Ad ogni elemento di questo insieme indico un generico elemento di questo insieme in termini di A con n. Voglio prima di tutto, osservando la natura dell'espressione dell'elemento, voglio mostrare, dimostrare che l'insieme è costituito da elementi disposti in ordine decrescente, cioè se l'individuo dal primo fino all'ultimo, quindi progredendo in n, ottengo elementi che sono uno più piccolo dell'altro a seguire, quindi sono appunto decrescenti, sono disposti in ordine decrescente. Attenzione però, a partire da n maggiore o uguale di 1. Se n è 0 e faccio subito una prova a identificare infatti l'elemento che corrisponde a n uguale a 0, individuo come A con 0 proprio 0. Se n invece è maggiore o uguale di 1, ottengo elementi diversi da 0 e dimostro essere decrescenti al variare di n. Decrescente vuol dire che l'ennesimo elemento è più grande di quello che lo segue, quindi è maggiore di A con n più 1. Vado a risolvere allora la disequazione, piuttosto semplice, n fratto n al cubo più 1 maggiore di n più 1 fratto il cubo di n più 1 più 1, quindi al posto di n ho messo n più 1. Sto lavorando con quantità positive, moltiplico entrambi i membri sia per n al cubo più 1, sia per n più 1 al cubo più 1. Così a sinistra ottengo n che moltiplica n più 1 al cubo più n per 1, invece a destra, quindi tutto maggiore, di n più 1 che va a moltiplicare n al cubo più 1. Eseguiamo qualche calcolo. In primis il cubo di binomio, quindi n moltiplica n al cubo più 3 volte n alla seconda più 3n più 1 più n, e a destra vado a eseguire i prodotti. Eseguendo i prodotti ottengo n alla quarta più n alla terza più 1. Vado a cancellare i termini che sono uguali da parti opposte, trasporto tutti i termini a sinistra, vi lascio a voi con calma eventualmente controllare i passaggi, e sommo i termini simili. Otteniamo 2n alla terza più 3n alla seconda più n meno 1, il tutto maggiore o uguale di 0. Chiaramente, quando n è un numero maggiore o uguale di 1, il membro di sinistra di questa disequazione è positivo. La somma dei primi tre termini è evidentemente un numero maggiore di 1. Ragioniamo su numeri naturali maggiori o uguali a 1. Quindi vado così a dimostrare che questa successione di valori dentro l'insieme è decrescente. Vado a individuare allora qualche valore. A con 0, come dicevo prima, è pari a 0. A con 1, assegnando n il valore 1, mi porta a ottenere un mezzo. Tutti i successivi valori sono numeri più piccoli di un mezzo. Quindi, cosa possiamo dire circa la natura di questo insieme? Questo insieme chiaramente è dotato di un minimo e questo minimo è 0 ed è chiaramente dotato di un massimo. Questo massimo è un mezzo. Entrambi gli elementi fanno parte dell'insieme, non sono minoranti o cose di questo tipo, fanno parte dell'insieme. Quindi l'insieme che qui ci dicono di studiare ha sia un minimo che un massimo. L'alternativa corretta è la C. La domanda 35 ci porta a indagare il numero di radici razionali del polinomio g di x pari a x al cubo meno x alla seconda più x meno 1, dove la variabile è x. Quante sono le radici razionali? 1, 2, 3 o forse nessuna? Questa domanda, a mio avviso,
può essere risposta anche da uno studente di secondo anno delle scuole superiori. Può avere gli strumenti per capire quante sono le radici e quindi le soluzioni dell'equazione associata a quel polinomio. Infatti, noi andiamo a risolvere l'equazione 0 uguale x alla terza meno x alla seconda più x meno 1. Gli zeri di questo polinomio coincidono con le soluzioni dell'equazione. Per risolverla è sufficiente, a mio avviso, effettuare un raccoglimento parziale. Tra i primi due termini raccolgo un x alla seconda e individuo x meno 1 e un più 1 tra gli ultimi due. Abbiamo quindi x meno 1 che moltiplica, raccogliendo correttamente, x alla seconda più 1. Questo prodotto uguale a 0 quando, legge dell'annullamento del prodotto, quando almeno uno dei due fattori è uguale a 0. Pongo quindi x meno 1 uguale a 0 oppure x quadro più 1 uguale a 0. X meno 1 uguale a 0? Beh, è 0 quando x è 1, quindi ho trovato una soluzione, 1 è numero razionale. X alla seconda più 1 uguale a 0 invece non ha radici razionali, non ha soluzioni reali. Nessun numero elevato alla seconda e a cui vado ad aggiungere 1 mi fa ottenere 0. Questo polinomio ha radici nel campo complesso. Queste radici sono più i, l'unità immaginaria, e meno i, l'unità immaginaria stessa, quindi più o meno l'unità immaginaria. Delle tre radici che ho individuato, quella di nostro interesse è 1. Quindi, volendo rispondere alla domanda, una sola radice razionale, l'alternativa corretta è la A. Passiamo alla domanda 36, che ci porta a parlare di probabilità, dato che E e F sono due eventi aleatori. La probabilità di accadimento dell'evento E è pari a 3 decimi, la probabilità che avvenga F è pari a un mezzo. E poi abbiamo la probabilità della somma logica tra i due eventi, la probabilità di E unito F, di E oppure F. Questa è pari a 3 quinti. L'evento E unito F è l'evento unione. Quale delle seguenti opzioni è vera? Forse che la probabilità F di E conoscendo F è pari a 2 quinti? E e F sono eventi incompatibili? La probabilità di E dato F è pari a un terzo? E F sono eventi indipendenti, quindi l'accadimento di uno in alcun modo va a fluenzare, a cambiare la probabilità dell'altro. Quindi il sapere che uno è avvenuto è ininfluente in termini di valutare la probabilità che un altro vada appunto ad accadere, che l'altro si verifichi. Allora ho pensato di ragionare, prima di tutto mi sono riscritti i valori di probabilità e di andare ad indagare quella che è la probabilità dell'evento intersezione E intersecato F. Perché se la probabilità dell'evento intersezione è nullo, vuol dire che i due eventi non sono compatibili, che non vi è compatibilità tra i due eventi, quindi l'accadimento di uno andrebbe ad impedire l'accadimento dell'altro. A quel punto, se vi è compatibilità, posso andare a indagare l'eventuale dipendenza tra i due. Allora, ricordo che la probabilità dell'unione tra E e F è pari alla probabilità del solo evento E più la probabilità dell'evento F meno la probabilità dell'intersezione. Vado a sostituire i valori di probabilità che conosco, quindi 3 quinti per l'unione, 3 decimi per E, un mezzo per F. Proseguo nell'eseguire qualche calcolo, quindi sommo 3 decimi e un mezzo, che mi porta a 8 decimi, e quindi ottengo 3 quinti uguale a 4 quinti meno la probabilità dell'intersezione. Trasportando a sinistra la probabilità dell'intersezione e 3 quinti a destra, e cambiando di segno, ottengo che la probabilità dell'evento intersezione è 4 quinti meno 3 quinti, cioè un quinto. Allora, chiaramente i due eventi non sono incompatibili, vado a indagare quindi la dipendenza tra i due. Sono portato a dire che gli eventi non siano indipendenti, vi sia una dipendenza tra i due. Per quanto riguarda la probabilità di E dato F,
Questa si può esprimere come la probabilità di E intersecato F diviso la probabilità di F. Vado a calcolare il rapporto tra un quinto, che è un valore che ho determinato prima, e un mezzo. Un quinto diviso un mezzo è pari a 2 quinti. Il valore di 2 quinti è presente tra le alternative proposte. Quindi so già qual è l'alternativa corretta. Per scrupolo sono anche andato a valutare l'eventuale dipendenza di F da E. Questa è pari alla probabilità di F intersecato E diviso la probabilità di E, quindi un quinto fratto 3 decimi e quindi 2/3. Tra le alternative proposte individuiamo la probabilità di E sapendo F dato F che è pari a 2 quinti, e questa è la corretta, la A. I 2 eventi sono dipendenti proprio perché la probabilità di E dato F è pari a 2 quinti. La sola probabilità di E, scusate se scorro sopra, è pari a 3 decimi. Le due probabilità sono diverse, quindi non vi è chiaramente indipendenza, ma vi è dipendenza, perché il sapere F va a variare la probabilità che accada E. L'ultimo quesito a cui vado a rispondere nel video di oggi è la domanda 37. Ha poco a che fare con la matematica, è di carattere generale, ma meglio darci una risposta. Quando si prepara materiale didattico utilizzando la rete, internet, può capitare di imbattersi in un URL, scusate la pronuncia, cioè un Uniform Resource Allocator. Che cos'è questa sigla? È forse un componente software del computer? È l'indirizzo di una risorsa disponibile su internet? Serve a individuare la stampante di rete locale, magari sia a scuola, si deve decidere quale stampante vuole stampare appunto la risorsa, il materiale che abbiamo reperito, non è altro che un nome complicato per il navigatore auto. Insomma, escludendo la D che fa, a mio avviso, abbastanza sorridere, magari non sappiamo nel dettaglio che cos'è un Uniform Resource Allocator, ma per esclusione dovremo individuare l'alternativa corretta, che è chiaramente la B. In generale possiamo dire che un URL è una sequenza di caratteri che identifica in modo univoco che cosa? L'indirizzo, la locazione di una certa risorsa su una rete. Quale risorse? Documenti, immagine, un video, quello che vogliamo. Questa risorsa solitamente si trova su un server ospite e viene poi accessibile a un client che vuole appunto usufruire di questa risorsa. L'alternativa corretta, senza dilungarmi troppo, è la B. Ecco, detto questo, con questa altra batteria di domande, direi che posso andare a concludere il video di oggi. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere come trovate questi test. Se in alcune domande relative a questo concorso non vado a approfondire nei minimi dettagli, è perché questi video o comunque queste tipologie di domande test sono rivolte a un pubblico di persone laureate che quindi si presume non richiedano spiegazioni troppo specifiche. Però posso comunque immaginare che anche i più possono essere curiosi nel capire come rispondere a queste domande, quindi se avete richieste di chiarimenti scrivetemi pure nei commenti e io ci sono. Chiudo tutto, detto questo, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.